Oggi metallizziamo il mondo. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, una nuova recensione. Oggi proveremo dei pennarelli bellissimi. Vi anticipo che sono bellissimi, ma se mi seguite su Instagram già lo sapete, perché già li avrete visti in azione in vari giochetti che ho fatto per me, per mio diletto. E allora, sono dei pennarelli che ho comprato su Amazon al prezzo di 9 euro, una miseria, che performano in maniera meravigliosa. Sono dei pennarelli Sta, questa è la marca, e si chiamano Metallic Brush Pen. Quindi, prima di passare sul piano della lavoro, iscriviti su Instagram se non vuoi perderti tutte le novità creative che circondano il mondo di arte per te. Venitemi a seguire anche sui miei altri canali, Ombrette 2 con una K, e ora allacciatevi le cinture perché andiamo a metallizzare il mondo. Ed eccoci pronti per testare i nostri marker metallizzati. Non vedo l'ora di provarli. Per provarli ho scelto la carta White White di Fabriano e la carta Black Black di Fabriano. Le ho scelte perché sono lisce lisce e soprattutto perché sono bianco bianco e nero nero, quindi non inficiano il metallizzato. Meglio che su queste carte non potranno performare in nessun blocco. Mettiamoci così e siamo pronti per iniziare. Questi markers li ho scovati su Amazon, sono della marca STA, Sta, chiamiamoli Sta, ci sta, e almeno questa è la marca che io riesco a leggere, l'unica sigla con caratteri che io riesco a distinguere, e si chiamano Metallic Brush della Sta. Questi Metallic Brush costano 8,96 euro e arrivano a casa vostra senza spese di spedizione, quindi il massimo della comodità. Hanno una punta a pennello, quindi in feltro, ma che si piega appunto come il pennellino, per intenderci, e sono molto pratici e maneggevoli da usare. Vi faccio vedere il tratto liscio, così. Guardate che belli, ve lo faccio vedere sia su bianco che su nero, e naturalmente vi faccio un bel quadratino di colore. Sono meravigliosi, guardate la punta come si flette, morbida morbida, e il metallizzato è veramente veramente bello. Sono morbidissimi, mi piacciono molto, io li ho provati a lungo, vi ho fatto vedere le varie anteprime su Instagram. Se non mi seguite su Instagram, venite a trovarmi perché lì potete vedere tutti i work in progress di arte per te. Vedete, la punta si flette, rilascia una buona quantità di colore e colorano benissimo sia su bianco che su nero. Certo, dipende anche dalla gradazione del colore, però a me piacciono moltissimo sul nero. Mi è presa proprio la fissazione di utilizzarli con il nero. Ci sono naturalmente però alcuni colori che col nero performano un po' meno. Non vi preoccupate se a primo acchitto non si vedranno da subito, perché poi il medium contenuto evapora. Vedete, questo performa meglio ovviamente con il bianco perché è il nero. Però una volta che evapora il medium, poi si vedrà anche sul nero. E adesso per par condicio devo fare il bianco è magico. Guardate, lo passo e non lo vedrete. E adesso man mano che parlo vi apparirà. Io ho sporcato ovviamente la punta con un altro colore, ora la pulisco, colpa mia, perché sono sovrapponibili. Ecco, lo metto anche qua. Sì, sono sovrapponibili, ora vi faccio vedere. Vedete il bianco come sta apparendo davanti ai vostri occhi? Sono morbidissimi da usare, questo è l'argento, veramente molto morbidi e anche abbastanza precisi. Diciamo che la punta è facilmente controllabile, non si perde il tratto
tratto non si disfa, non si amplia, quindi più di un tot non potrete ingrandire il passaggio più di così. Di contro invece potrete fare anche delle linee molto molto più sottili, questo dipende dalla vostra delicatezza nell'utilizzarli. Il viola è un colore spettacolare, guardate, segno grosso, segno sottile e campitura, guardate cos'è, segno grosso, campitura. Ora vi faccio tutti i segni sottili, va, così che potrete vederli. Mi piacciono molto, io li riassortirò questi, appena mi finiranno, appena si esauriranno li ricomprerò, perché mi piacciono veramente veramente tantissimo. Arriva il rosso, proprio rosso Natale. È un rosso magenta, guardate che bello, con delle perlescenze un po' argente. Andiamo sul dorato. Questo è un oro ricco con una punta di rosso dentro, mentre questo è una sorta di rame, bellissimo anch'esso, con una punta di argento dentro. Proprio la perlescenza è data da questo duochrome dei colori, che comunque si distingue al passaggio ma poi non a campitura. Quando si asciuga vengono ad amalgamarsi insieme. Guardate il blu cos'è. Il blu sul nero è qualcosa di spettacolare. Anche sul bianco risulta più scuro, ma sul nero, visti, eccoli qua. Ecco i nostri bellissimi metal brush della STA. Guardate la gamma colori, guardate la brillantezza dei colori, ve li muovo un po' per farvi vedere anche la luccicosità, la perlescenza, sono veramente bellissimi, morbidissimi. Ora però faccio asciugare un attimo, come vedete colorano sia su bianco che su nero, ma ripeto, secondo me l'applicazione migliore che possiamo avere è su foglio nero, ma vi posso assicurare che performano anche su foglio colorato. Vi faccio vedere anche su foglio verde, quindi tratto, tratto, così che abbiate una recensione super completa. Potreste usarli anche su foglio rosso. Ora vado veloce così applico tutti i colori. Beh, divertitevi voi a trovare gli accordi cromatici più adatti alle vostre creazioni o più eleganti per il vostro occhio. Come vedete, performano su tutti i colori, saranno bellissimi anche su cartoncino rosso. Sperimentate, magari non tutte le tinte, ma molte sì. E sul nero, come vedete, performano tutti. Sul bianco si perde ovviamente il bianco, ma il bianco si perde se usiamo il bianco sul foglio bianco. Ma adesso vi faccio vedere che se noi passiamo per esempio sul verde o sul grigio o sul viola o sul rosso, e poi per fare in modo che la punta torni bianca basta scaricarla su un foglietto qualunque e la punta si pulisce, vedrete tra qualche istante che il colore di queste strisce cambierà. Guardate, qua la passo sul blu, una bella striscia, e tra un pochino questa parte cambierà di colore, così come se la passo sul rosso e così come se la passo sul viola. Così come i colori, vedete? Vedete che appaiono le striature? Così come i colori sono sovrapponibili, per intenderci, il verde potrà essere sovrapposto
Aldorato, ed ecco qua che subito prendono cangianze e movimenti differenti. Quindi 10 guardate, sono apparse tutte le strisce, un po' come nei test di gravidanza. Mi dà molto questa sensazione, questa cosa, vabbè, lasciamo perdere. Comunque mi ha ricordato questa cosa, vedete come il bianco si ripropone sugli altri colori, perché possono essere anche colori da usare per finiture, quindi dovete creare voi le vostre tonalità sovrapponendo, accostando, miscelando i 10 toni, quindi 10 colori che possono diventare esponenzialmente molto di più, perché io qui ne ho sovrapposti 2, ma potrete sovrapporne anche 3, perché sul bianco se ne potrebbe sovrapporre anche un altro per creare diverse miscellane di colore. Allora, è un prodotto buonissimo, io a questo prodotto do 9, sapete perché? Per la facilità di reperibilità, perché proprio li ho ordinati e mi sono arrivati in pochissimi giorni. Il basso costo, perché 8,96 euro per 10 colori non sono neanche un euro a pennarello, e per la resa stupenda che invece vedremo esplicata in un qualcosa di più che non siano dei semplici sample nel prossimo video. Che ne dite, li utilizziamo per una card dedicata al Natale? Dai, e allora vi do appuntamento al prossimo video. Se questa recensione vi è piaciuta, regalatemi un pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook, vi lascio alle foto di questa semplificazione del colore e noi ci vediamo dopo, perché ho ancora qualcosina da dirvi. Bellissimi questi brush, bellissimi questi metallic brush della Sta. Come vedete, questo è un esempio in cui low cost non significa basse prestazioni. Quindi soddisfattissima, ci vediamo dopo le foto. Ciao! Visto che belli questi pennarelli, come performano bene, che punta morbida, flessibile, che tratto netto, bello metallico, bello coprente, sovrapponibile, insomma, 9 euro di bontà. Certe volte il low cost lascia davvero a bocca aperta, perché se è vero che uno si aspetti una buona performance da dei pennarelli che siano blasonati, certo io quando ho speso queste 9 euro non mi aspettavo minimamente una resa di questo tipo. Li avevo visti utilizzare su Instagram, mi sono incuriosita, sono andata a cercarli e mi si è aperto un mondo. Quindi fantastici, promossi a pieni voti, vi lascio il link qua sotto per acquistarli qualora voi li desideriate. Questo non è un video spinto all'acquisto, però è un video conoscenza materiali, ha entusiasmato me, quindi suppongo possa entusiasmare qualcuno di voi. Bene, basta, che dire, vi aspetto su Instagram, vi aspetto su Ombretta, vi aspetto su 2K, che sono i miei altri canali YouTube, vi aspetto su Facebook, vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao!